È stato un fine settimana perfetto per quanto riguarda lo sci di fondo, l'appuntamento che si attendeva da tanto tempo e con trepidazione a Schilpario per la Fesa Cup, prova di Coppa Europa per gli sci stretti. E neanche a farlo apposta, anche la cornice è stata importante grazie alla neve che è arrivata proprio negli ultimi giorni, che ha reso anche l'aspetto visivo e non solo sportivo così bello, così importante per quanto riguarda lo sci, cosa che non vedevamo da tanto tempo. E dunque, di fronte anche a 420 atleti a livello europeo, tutto si è risolto bene. Forse è mancata la ciliegina sulla torta con la vittoria magari di qualche atleta nostrano di casa nostra. E andiamo proprio a parlare dei risultati con le gare che si sono aperte sabato in tecnica libera per quanto riguarda l'Under 20 e soprattutto i senior, sia maschile che femminile. E sabato per gli Under 20 hanno vinto sia in campo maschile che femminile. Qua gli italiani hanno dominato. Maria Gismondi, campionessa del mondo Under 20, ha dominato la prima gara in tecnica classica chiudendo in 36-03, è il secondo successo in Fesa Cup dopo quello in Polonia. Al secondo posto la Del Rio 11 secondi, la Laurent a 38, mentre per i maschi a chiudere in testa è Davide Ghio, il cuneese, ha chiuso con 31-28 mettendosi dietro lo svizzero Neufer a 22 secondi e l'austriaco Kerrer a 30 secondi. Il quinto degli italiani è stato Davide Negroni, atleta di Clusone, 22° posto totale. E sempre per sabato, questa volta passiamo ai senior, stiamo parlando ovviamente di tecnica classica, qua si parla tutto straniero con il femminile che vede la Kelin svizzera dominare la gara con 34-21, seconda la PRL francese a 24 secondi e terza la Hoffmann della Germania a 26 secondi. Per le italiane la Follia al sesto posto a 1,37, la Lorenzo all'ottavo posto a 1,41 e la Martina Bellini di Clusone 11°, 2,02. Per gli uomini invece Bourdain, il francese Bourdain a comandare la tecnica classica in 29-48, secondo l'italiano Nocler a 23 secondi e poi Coupé, il francese, terzo a 29. Il Camuno mascalvino d'adozione Fabrizio Poli è quarto degli italiani, 16° totale nella graduatoria. E poi si passa alle gare di domenica, dove poi vanno sommati tutti i tempi. Domenica era in tecnica libera e una buonissima prestazione da parte di Martina Bellini che le ha permesso con il sesto posto di domenica di recuperare la top 10 e chiudersi al 10° posto. Ma andiamo con ordine praticamente, perché soprattutto nella categoria senior ci sono state tante sorprese con classifiche ribaltate. Partiamo dalla junior con la conferma da parte di Maria Gismondi a livello di gara, conferma il primo posto, anzi ha accentuato molto il vantaggio portandosi a più 1,12 sulla Del Rio che arriva seconda, e scala la classifica invece Virginia Cena dell'Italia a 1,52, arriva terza. La prima straniera è la Milerska, che è la Repubblica Ceca, a 2,03. E per quanto riguarda la gara maschile, sempre junior, se ricordiamo che le femmine percorrevano 10 km, mentre gli uomini in questa domenica percorrevano i 20 km, e sempre Davide Ghio a confermarsi in vetta alla classifica, chiudendo in 1:29,18 al secondo posto, praticamente risale Neff della Svizzera a 1:07, al terzo posto si è classificato Duffy della Francia a 1:08. E passiamo praticamente ai senior, cominciamo dal femminile, e qui cominciano le sorprese, perché la Hoffmann, che aveva chiuso il sabato al terzo posto, ha recuperato, ha staccato le avversarie e ha chiuso vincendo il fine settimana di Schilpario in 1:05,54. Al secondo posto si è classificata Maria Kelein, che ricordiamo era prima sabato, praticamente è arrivata quasi al traguardo con lo stesso tempo della Hoffmann. Al terzo posto Anja Weber della Svizzera a 29 secondi. Prima delle italiane, al nono posto si è classificata Nadine Laurent a 2:05,09, subito dietro in volata Martina Ballini, che ha conquistato la top 10 al 10° posto. Chiudendo con la rassegna maschile, 20 km in seguimento, tecnica libera, senior maschile, abbiamo detto Sabine Coupé ribalta la situazione dal terzo posto di sabato, comanda la classifica nel fine settimana chiudendo in 1:25,22. Al secondo posto si classifica in una grossa risalita Fabrizio Albasini della Svizzera a 2 secondi dall'avversario, e poi arriva il francese Desloguet e conquista la terza piazza a 3 secondi. Primo degli italiani, al settimo posto un buon Lorenzo Normano a 44 secondi. E adesso praticamente andiamo a sentirci un po' delle interviste, soprattutto i nostri atleti locali. Tony Tranquillo li ha raggiunti e io comincerei proprio dal fine gara di sabato, quando
Tony è riuscito a intervistare l'atleta più di casa e più rappresentativa, ne sentiremo parlare sicuramente in un futuro, la Isonni. Con Lucia Isonni, cosa dici della gara di oggi? Ma dura, dura però bella, sulla neve di casa sempre un'emozione unica. Mi sono salvata, dai, non ho fatto chissà che grandissima performance, ma... Soddisfatta? Salvo il salvabile, sì, abbastanza, circa, dai. Circa. Domani? Domani inseguimento, skating, pattinaggio, e per me è una gara bella, una gara sul luogo, quindi ho tanti riferimenti visivi proprio al momento. Mi giocherò tutto, cercherò di fare il meglio possibile e vedremo come andrà. In attesa delle prossime tappe, dove sarai poi dopo Schifario, dopo casa tua? Dopo Schifario, allora in teoria abbiamo una Coppa Italia a Piancavallo, che non sappiamo bene se si farà, dove verrà spostata, eccetera. E poi siamo ancora sparsi per il nord Italia, continuiamo ancora qualche tappa prima del fine stagione. Bocca al lupo! Grazie mille! E sempre sabato a fine gara il nostro Tony Tranquillo è riuscito a raggiungere anche una Martina Bellini sempre con il sorriso, nonostante non sia stata molto contenta della prestazione di sabato, mentre poi ricordiamo l'atleta di Clusone ha fatto una grande gara domenica. Di una grande recupero, si è partito un po' dietro, ma poi ha fatto una gara alla Bellini. È uscita una gara bellina. Sì. No, sono partita un po' bloccata. Quelle che mi partivano dietro sono partite a poco. Ho detto, oddio, cosa sta succedendo? Però poi ho cercato di gestirla e pian piano ho recuperato. E dai, posso dire di essere soddisfatta. Il fatto di aver giocato in casa ha tirato un po' di spinta in più? Ma sicuramente è bellissimo. Cioè, quando senti il tifo per te, ti senti veramente grata, quindi anche a vestire i colori azzurri qua con un certo aspetto, quindi è stato bello. Assolutamente. Abbiamo visto un grande volatore finale. Ci ho provato. Sì, ci ho provato, poi sapevo che Nadine è fortissima appunto nelle volate. Ho provato a sfruttare il più possibile, dai. Peccato perché mancava tanto così, però sei stata grandissima. Ci ho provato, grazie. Complimenti. Grazie. In campo senior maschile a livello di atleti locali, un Camuno ma praticamente schilpario da adozione, siamo andati, o meglio Tony Tranquillo è andato a raggiungere Fabrizio Poli, atleta della Valle Camonica, da quando era piccolo ha cominciato a mettere il sci a schilpario, lo sentiamo anche lui al termine della prestazione di sabato, una buona prestazione secondo me per quanto riguarda il risultato, anche se lui non è molto soddisfatto. Con Fabrizio Poli, Camuno però qua sei di casa, sei cresciuto praticamente qui con Fabio Mai. Sì, qua a Schilpario è anni che ormai vengo qua a sciare l'inverno e sto qua, quindi sono cresciuto con Fabio, con lo sci club Schilpario, quindi sì, è casa qua. Come è andata da 2 giorni? Purtroppo è un periodo che non mi sento bene, è un mesetto che continuo ad andare leggermente in discesa, gara dopo gara, ovviamente sono un po' stanco, devo farmi 3 giorni un po' di reset e ripartire, vedere di recuperare un po' per il fine stagione. Certo, sei entrato nella top 20, volevi di più quindi? Sì, speravo qualcosa in più e no, non va bene questi risultati, sinceramente bisogna far meglio, quindi. Riesci a prendere un po' di fiato adesso? Sì, adesso penso che farò un paio di giorni di riposo assoluto per provare a ripartire, poi andrò a farmi una settimana di belle sciate per poi arrivare agli ultimi 2-3 weekend della stagione e cercare di far bene lì. Primo anno dell'esercito? Sì. Allora, com'è questa nuova esperienza? No, è bello saper di non vedere più ogni stagione come l'ultima, ma avere questa sicurezza a lato che mi fa vedere anche un po' più obiettivi a lungo termine, quindi ringrazio il Centro Sportivo Esercito per il supporto e tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare qui, da Didi, Fabio, Erman e Lander Up, quindi tanta gente devo ringraziare. Finalmente adesso posso far questo come professione e puntare ai prossimi anni, cercare di far bene. 2 personaggi molto importanti che hanno fatto grande lo sci di fondo, ma non solo a livello locale ma soprattutto a livello nazionale, presenti ovviamente anche a livello organizzativo e a portare anche gli atleti. Stiamo parlando di Renato Pasini e Fabio Mai.
un'ottima manifestazione, direi bellissima, la pista è super, quello lo sapevamo già, però ovviamente i giorni scorsi con la neve artificiale qui gli amici dello skipario hanno fatto un grandissimo lavoro, perché la pista sarebbe stata comunque pronta. Il percorso, come ho detto, di altissimo livello, e con questa nuova salita nuova, una salita che facevamo già negli anni dietro, l'abbiamo sempre fatta, è una bellissima salita sciabile che ricalca le caratteristiche delle salite che si trovano nel nord Europa, in quelle piste mitiche come Oslo o Falun, dove non ci sono delle montagne come qua da noi. È un'emozione unica, nel senso, io vabbè, sono innamorato di questo sport, sono innamorato della mia valle, e quindi per noi, per la nostra piccola comunità, avere qua questi due giorni di gare importanti, comunque la Coppa Europa, non è certo, non è la Coppa del Mondo, ma è comunque una gara di un certo livello, con 460 atleti, è una cosa abbastanza, mi viene la pelle d'oca, e io posso solo che essere fiero del mio sciclave e di tutta la gente della Val di Scalve che ha contribuito a far sì che questa manifestazione vada per il meglio. Ricordando poi che l'anno prossimo la pista degli abeti di Schipario sarà scena di un campionato del mondo, e per quanto riguarda a livello juniores, andiamo a sentire proprio le parole, ce lo dirà lui, Andrea Giudici, presidente dello Sci Club Schipario, e qui chiudiamo il nostro speciale sulla fine settimana della Fesa Cup a Schipario, intera Bergamasca. Però ce l'ha reso spettacolare questa neve che ci è arrivata giovedì sera, proprio un miracolo, perché eravamo al limite. Abbiamo lavorato tutto inverno per questa gara, perché la volevamo fatta bene da far vedere per l'anno prossimo ai mondiali. Meno male ci è arrivata giovedì questa neve, che è proprio una manna dal cielo.